riprende a giocare dopo la pausa lunga, il risultato 49-33, partita saldamente in mano all'Alto Sabino fin dall'inizio. Tant'è vero, non mi hanno dato neanche la lavagna. Ecco, niente, vabbè, qui ormai è così. Io segno Zampolli Pilotti però, con Squeo che fa il suo. Hai annotato questi due giocatori sul tuo taccuino personale. Assolutamente. Viene puntato Belloni e riesce in qualche modo a chiudere la linea di penetrazione. La palla viene ribaltata sotto dove si ripropone il duello. Attenzione. Arriva ai passi. Ha fatto una serie di passettini per accorciare la ricezione. E chi è stato? Chi è questo? Grugnetti. Grugnetti è entrato in campo con un piglio diverso. Zampolli. Subisce il fallo prima. Peccato. Quindi primo fallo di squadra. Viene fischiato a numero 9 Grugnetti. Quindi secondo fallo personale e sarà rimessa in zona di attacco per la Vivigas Costa Vulpino. Pilotti esce. Pilotti porta poi il blocco. Belloni. Ma dove sono tutti? Si è aperto dove il deserto improvvisamente, il Mar Rosso si è aperto. E Mosè va a segnare. Ecco, palla sotto, Caversazza con tre, cerca di contrastare, invece va a bersaglio. E invece si avvita Colamarino, che comunque è un brutto cliente, per Caversazio. Sì, lasciare quell'uno contro uno lì, spalla a canestro, potrebbe essere un problema. Sì, attenzione, alto masso. Da un trecciante. Squeo assist man. Di Squeo, segno assist. Segna, tutto fa. Tutto. La testimonianza del suo stato di forma straordinario. Veramente. Quindi i piloti usa tutta la sua esperienza, la palla dentro fuori, rimbalzo per Johnny. Gran la transizione Sevilla, viene portato il blocco da Otto, palla fuori per Pilotti, riprende Zampolli che punta e sfrutta questo mismatch che si è creato, quindi subisce fallo, saranno due tiri liberi per lui, è il terzo fallo personale mi sembra di Grugnetti, no, è stato dato al numero 18, secondo fallo per lui, secondo fallo personale e vediamola sta pressione. Di nuovo, 35 chiamato dal coach Crotti. Due liberi per Zampolli, Johnny e da bersaglio il primo 5-4. Ricordiamo che il Sevino ha concluso il primo quarto 24-15 e 49-33 il secondo. Ha segnato con regolarità 24-25. Oh, c'è stato un riavvicinamento, attenzione, Zingarata. Non si fischia più niente. Tutto buono. Palla per Caversazio. Niente. Non lo tutto so. Buono. Anche gli arbitri hanno messo via i fischietti. Sì, no, niente, così. Ale. Vabbè, è successo un po' di tutto in 10 secondi. Sì, su ambo i lati. Su ambo i lati, su ambo i lati. No. Sono pari e patta. Molto dubbi. Linea. Controllo di corpo ottimo di Zappoli che ribalta fuori per la tripla di Caversazio. Scheggia il ferro. Peccato. Niente da fare. Beh, non poteva che fare quello, magari segnando. Comunque. Quindi Grugnetti ribalta fuori, viene chiuso il passaggio del ricevimento. Arresto tiro di Colamarino, scheggia il ferro anche lui. Non capisco perché non sia stato servito dentro dagli esterni di Mortara il giocatore marcato da Zampolli in ritardo fra l'altro nell'adeguamento difensivo. Ben posizionato in aria. Attacca, palla sotto per Squeo. Facile. Che lo pesca, solo soletto. Si abbracciano e si baciano mentre Mortara volta la palla in attacco. Gentilmente aspettano che la difesa dell'Alto Sabina si ricomponga. Mismatch. Attenzione, destra sinistra, destra sinistra. Adesso tiro è corto, scheggia il ferro, Pilotti recupera anche la palla. Bravissimi. Devo fare tutto io in questa squadra. E che cribbio! Zappoli fida tiro, ribalta per Bellone che la tripla questa volta se la prendo è solo peccato. Sul porto. Steso Caversazio. Si rialza. Palla sotto, cerca l'assist, palla viene ribaltata per Brunetti che spara la tripla e
solo primo ferro, palla di fuori, nuova tripla di, questa va a bersaglio di Colamarino. Per sì, il 57-40 più 17. Sì, si tolgono dal meno 20, un'azione insistita direi, nata da un piccolo ritardo di Caversazio, aiutato da Pilotti. Vengono fischiati i passi. Passi. Questo, sì, questo giro sul perno, ma chiamato irregolare. Devi farlo molto velocemente e devi essere Zampolli. Esatto, devi anche strizzare l'occhiolino, se no sì, non riesce alla magia. No, te l'ho detto, Squillo doveva farsi la barba. Avrebbe ottenuto molto, molto più successo. Quindi c'è, viene puntato Squeo, palla per fuori, entra Dona. Caspiterina! Cercava la schiacciata, ma Squeo spende il suo terzo fallo personale, si dispera. Questo è un fallo di agonismo, Brunetti va in Lunetti. Speso il suo terzo fallo. Brunetti va in Lunetti personale, o Brunetta va in Lunetta? Decidi. Quello che vuoi tu. No, dire Brunetta. Dire Brunetta, per carità. Lui almeno se mette la cravatta gli arriva al punto giusto, non gli arriva sotto il ginocchio. Mette a bersaglio il primo libero Brunetti. Dalla Lunetti allora, va sì, bene. Dalla Lunetti. Lupo Ululi. A bersaglio il primo per il 5-7-4-1, mette a bersaglio anche il secondo, sempre più 15 e 5 minuti da giocare in questo terzo quarto. Viene, c'è quasi la palla recuperata, invece viene salvato dal fallo. Al numero 10 Pontisso. Quando ormai sarà cacciato nell'angolo più buio sì, del campo, tra linea e metà campo e linea laterale. Ancora zona difensiva, Zampolli da tre si alza insomma. E Caversazio pronti, anche questo attacca, ribalta fuori la palla bene l'alto Sabino. Zampolli arresto tiro, invece scarica, tutto da rifare, mancano 4 secondi, deve 3 secondi, 2 secondi rapido, non va, c'è ancora Squeo, fa strike. Strike, manda giù due birill, si prende il rimbalzo e va a segnare questo appoggio. Ed è il terzo punto, dalla terzo canestro della spazzatura. Che Belloni Squeo come Bud Spencer e Terence Hill. Sulla sirena ha messo dentro il 59esimo punto. E si appresta alla doppia doppia anche quest'oggi Squeo. Eh sì. Ormai è diventato un abitué. Doppia doppia in punti e rimbalzi. Quindi c'è un mismatch, non si fida. No, non si fida, preferisce perdere la palla con Zampolli già di là. È già di là, va a appoggiare, si prende questo fallo da Colamarino, credo riconoscibile per le scarpe verdi direi, no? Pontisso. Si vedono malissimo i numeri sulle maglie. Protesta ufficiale sul rosso, il blu e il giallo, ci vuole l'occhio di falco qua. La protesta ufficiale della UCB, Unione Commentatori Beoni. Birraioli. Birreggianti. 6-1-4-2, 19 punti di differenza tra le due formazioni in campo, viene raddoppiato. Quindi si riprende la difesa individuale per l'alto Sevilla, c'è il cambio. Pick and roll, la palla gira sul lato, ma sono un po' troppo vicini. Difficoltoso attacco del Mortara, si avventura, non va a bersaglio. Beh, buona azione individuale sicuramente, questo gli rimane. Sì, diciamo che erano in quattro su un lato, è difficile attaccare in questa maniera. Ebbene sì. Ha trovato un fallo, e quindi due tiri liberi per Mortara. Belloni commette. In lunetta numero 10, Pontisso. Pontisso. Sì. È lui che fa fallo, è lui che va in netto, tutto lui. Sì, Brunetti si è un po' spento. Beh, ha rinunciato un po' a giocare quasi sotto le plage, si è dedicato al tiro da tre, ma dopo la prima tripla ne ha sparate tre sul primo ferro. Quindi c'è la pressione, superata in questo momento, Caversazio ribalta fuori. Non c'è fretta di chiudere questa azione, 15 secondi, sempre zona difensiva dopo la pressione.
quindi piloti da tre. Oh, sul tabellone, ma ribalza di Cavezzazzo. Ma non ha toccato niente? Ha toccato il ferro e... Oh sì, no, dati 14 secondi, quindi segnato... Strano, non ha preso il ferro. Niente, finisce fuori l'appoggio, sgancio mancino di Square. In and out. Immortale già di là, con Pontisso ovviamente. Chiuso. Piloti, Simola, si butta anche per terra, uno spettacolo vederlo. Veramente. Peccato, si meritava il recupero. Quanta foga. Con quanta foga mette questo giocatore che è il più anziano della squadra. Bravissimo, il capitano, d'altronde il capitano. Cavezzazzo si guadagna un fallo intanto, eh. Sul ritardo difensivo nella rotazione, butta giù la palla giustamente. Quindi due tiri liberi per Cavezzazzo, che domani ribadisco sarà impegnato anche in quel di Bologna al Paladozza. Al Paladozza, ragazzi, brividi. Brividi, perché anche la Derventi è molto seguita. Molto bene. Il pubblico lo sappiamo che è una piazza importante. La pallacanestro è una ragione di vita, come per noi Paladozza, esatto, è l'equivalente. Paladozza riempie anche, non so, nelle gare di CSI, credo. Sì, sì, beh, si riempie. È la messa celebrata. Niente, si prende alla fine il tiro fuori ritmo e ribalza ancora per Mortara. Piloti finta l'uscita e invece contiene, sta ben contenendo sotto, devo dire. Sì, scintille, puntati spigolosi. Arriva da dietro Cavezzazzo, lo avvolge e gli toglie la palletta. Il tentacolo e ha tolto la conclusione al numero 9 Grugliese. Due secondi, un secondo. Piloti ancora in recupero, è spettacolare. Fantastico piloti, un secondo. Quindi un secondo per concludere, quindi c'è il tempo per ricevere e tirare istantaneamente. Sarà alzata una palla in mezzo all'area? Sono ancora c'è un richiamo ufficiale. Sono solo due falli di squadra per l'altro Sabina. Ebbene sì. Beh, è un buon momento. Quindi per spenderla. Rimessa dal fondo. Vediamo se si può riniziare a giocare. Così è, riceve, tiro immediato. Arriva là. Vengono fischiati in 24 secondi. È arrivata la veloce di Squeo. Dopo l'assist, buona. Segniamo veloce. Sta aprendo il fronte anche su altre classifiche dove andare su in doppia cifra. Sì, delle stoppate. Solo soletto. Niente, si incastra. Questa sarà poi? Ancora palla per la Vivigas, per l'alternanza della palla, del possesso, scusate. 3 minuti, 6-3-4-6 per la Vivigas. Gianni Zappoli in angolo per Cavezzazzo, solo soletto che ti viene battezzato mentre c'è un giocatore infortunato. Ai. Del Mortara. Non sembra grave comunque. Non sembra grave, ma qualcosa è successo. Quindi sì. Appresta l'asciugatore a intervenire e c'è il cambio del numero 10 Pontisso. E di nuovo si asciuga. Rientra il numero 3. A questo punto Zampoli va su Colamarino. Belloni play contro play. Un po' di pressione da parte del Sabino. 3 minuti a giocare in questo terzo quarto. Riceve Grugnetti, seguito da Belloni. Lo accompagna, quindi la palla è per Colamarino. Pasticcia. La palla c'è, quasi la palla recuperata. Finalmente si prende di Belloni. Il contatto di Belloni. Caspita, di e sono 3 secondi. Da 9 metri. Il tiro da casa sua e lo mette. Da 9 metri. Giusto così, quando l'azione d'attacco è ben punti. Costruita. Era 4 punti. È il super bombazzo. Com'è il campetto? Palla fuori. Pilotti. Pilotelli, si vuole scrivere anche lui. Non va. Tira da troppo vicino. Zampoli lascia sfilare. Il Pilotti commette il fallo prima, non aveva ancora chiuso il palleggio. Quindi... Beh, il terzo fallo di squadra, sommato. Primo fallo personale,
cui ha deciso di spendere ed evitare. Esce Belloni da parte del Mortara. Esce Belloni per Coltro. Quindi rientra Coltro. Mi sarei aspettato qualche minuto di riposo per Zampolli. Ma Belloni probabilmente ha sta dando qualche difficoltà. Effettivamente sì, vedo direi crampi. Con Baldini e Romano che non hanno inciso. Che vedo che vanno di allungamento dei polpacci. Quindi perde quasi il controllo Grugnetti, manda spasso Coltro, si prende questo tiro. Mano calda. Per il suo quinto punto consecutivo, dopo la tripla messa da casa sua. Mini break di, sì, di Grugnetti. Quindi si prepara Terminetto. Mastino. Il mastino. Coltro para in angolo. Pallaccia, non c'è stato il taglio, quindi transizione per il Mortara, va a posare. Ai, Caversazio si immola. Caversazio, quindi la stoppata è buona. E time out. È arrivata la stoppata di Caversazio che evita un canestro facile. E Mortara che zitto zitto si è riportato a meno 10 punti, ha rischiato di andare a meno della doppia cifra di svantaggio. Sì, senza fare nulla di particolare con un tiro fortunoso e uno bello pulito da parte di Grugnetti, con due attacchi dell'alto Sebino, forse con una cattiva lettura della difesa e con un po' di fretta di troppo. Parziale di 7-0, sì. Ha permesso ai pavesi di rientrare in partita e rimettersi in carreggiata quando manca 1-42 al termine del terzo quarto, punteggia su 6-3-5-3. Quindi minuto chiamato dalla panchina Vidigas. Sì, stavolta non sarà proprio una messa cantata, ma insomma un time out che deve fargli uscire un po' dalla palude. Spero che sia valso, vediamo se ci sarà una risposta, come di solito succede alle squadre di Coach Crotti quando escono dal time out chiamato da lui. Quindi Jack Baldini per Belloni, sì, Coltro in cabina, Caversazio riposo. Baldini punta e subisce il fallo dal numero 7 Avanzini, del vice Pontisso. Avanzini, quarto fallo personale. Già, vabbè. Non molti minuti in campo, vabbè, ma molti falli. Va bene. L'arbitro ha già preparato il giudice, ha già preparato la palletta con il numero 5, visto che è lì, ce l'ha già lì in canna. L'ha rispolverata, ha tolto le redini a terra. E l'ha preparata. Non ha molta fiducia di Avanzini. No. Non va al secondo di Baldini, ma indovina un po'. Che si scrive un colto peccato. Perché fischia? Palla chiamata dall'arbitro più lontano. Non so cosa ha fischiato. Con la nostra signorina che, vabbè, lascia questo overrule. Ah, forse sì. Però, insomma, vabbè, nessuno si lamenta. Tutto buono, via. Più 11. Più 11, 1-25 al termine di questo quarto, il terzo. Quindi ha spezzato il parziale di 7-0 all'Alto Sebino, si è riportato a più 11 in questo frangente. Si porta a spasso Sgueo, finisce fuori la resta, sì, Baldini tiro. Baldini non riesce a contenere il lungo sotto, e mismatch. Pilotelli, Brunetti ricomincia. 5-5. Svantaggio che si riporta sotto la doppia cifra da più 20 a più 9. Palla per Coltro, finta di sopracciglio, la palla viene scaricata fuori, palla per Pilotelli da 3. Squeo, vai Squeo, pelo ha mancato il quarto tap-in, atteso la pargoletta a mano sbagliata. Luis in area per Avanzini, nelle rotazioni difensive, quindi Pilotti deve contenere, può ancora spendere un fallo, non lo spende, la palla dentro fuori, sfortunata in questa occasione, spende il fallo invece Mattia Coltro su Avanzini. Tutti a guardare il duello con Pilotti e nessuno a tagliare fuori, ahimè. E c'è Romano per Squeo. Un po' di ossigeno per Otto Squeo. Sì, fargli spendere il terzo fallo adesso a 18 secondi non mi sembra proprio il caso.
di Avanzini, mette a segno il primo libero, il porta a meno 8 la formazione di Pavia, della provincia di Pavia. Mette a segno anche il secondo, quindi abbiamo una partita. Sì, non ci facciamo mancare nulla, abbiamo anche la birra, abbiamo tutto. Bene, ci sono tutti gli ingredienti per vedere un palpitante quarto quarto. Palla fuori, la palla viene ribaltata, rinuncia al tiro Pilotti, mancano 6 centesimi, arriva il tiro sulla sirena, finisce qua, 6-4-5-7.